Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come fare questo porta uncinetti, matite e penne. Cosa serve? Degli elastici che sia un colore che vi piace oppure un colore pastello, fosforescente, l'uncinetto. Il nostro telaio, non ci serve la clip, soltanto questa penna. Allora, prima di tutto mettiamo la fila centrale allineata con la prima fila e la terza fila. Quindi levo la fila centrale così, tolgo questa fila mettiamo a posto i piolini e la allineiamo insieme alle coste. Mettiamo bene, spingiamo forte, io spingo così. Ecco. Allora, per prima di tutto, io prendo questo colore. Scusa, non si vede bene questo. È un rosa pastello con questo azzurro. Per prima di tutto dobbiamo prendere un quadrato. Potete levare pure questa, però a me va meglio così. Allora, per prima di tutto mettiamo a 8 il primo elastico e lo mettiamo su un piolino, facendo un quadrato a 8 così. Mettiamo qua sopra, qua di lato e anche giù sotto. Poi abbassiamo giù prendiamo un colore diverso, io prendo sempre l'azzurro, così, sempre a 8 dobbiamo metterli, all'infinito, all'infinità 8 lo stesso, non cambia niente. Poi mettiamo un altro 8, qui, un altro 8. Qui. Uno e due. Così. Guardate bene. Allora. Spero che un po'. Sono tutti a 8. Lo dovete sempre abbassare, se no non va bene. Cioè, va bene, però dopo fuoriescono tutti. Poi mettiamo un altro colore, se volete potete ricominciare sempre lo stesso colore che abbiamo usato per prima. Io in pratica prendo il rosa. Facciamo lo stesso modo in cui l'abbiamo fatto nel primo e nella seconda volta. Mettiamo questo. Così. Così. E infine mettiamo giù così, mettiamo giù, ecco. Prendiamo il nostro uncinetto. Allora, l'ultimo, questo qui rosa, mettiamo così. Per prenderlo meglio, siccome questi buchi
spezzare questo buco è molto meglio prenderlo. Quindi prendiamo. Oddio, non saprei come metterlo. L'ultimo lo dobbiamo prendere tutti e due. Così, se volete potete prenderlo pure a uno. Prendiamo allo stesso modo pure a questo piumino. Scusate, ma sto mettendo male l'uncinetto. Ecco. E allo stesso modo dall'altra parte. Abbassiamo giù e mettiamo un altro colore. Anzi, levo questo così vedete meglio. Scusatemi. E mo ci ho pensato. Sbagliato. Ecco fatto. Abbassiamo giù, prendiamo il colore, o un colore diverso, il colore che avete scelto per il secondo. Io prendo l'azzurro e lo metto al 8 come abbiamo fatto per i primi tre. Facciamo così. E infine così. E facciamo allo stesso modo all'ultimo. Prendiamo i due elastichetti azzurri e li mettiamo qua sopra. Prendiamo gli altri due e li mettiamo qua sopra. Prendiamo, scusate, questo qua via è meglio. Questi qua mettiamo sopra. Questo qua, questi qua mettiamo su. Ecco fatto. Bene, battiamo giù, prendiamo sempre un colore diverso oppure il colore che avevo scelto prima. Io prendo il rosa perché è il colore che avevo scelto. Allora, mettiamo sempre a 8. Oddio, che cosa non va? Perché sono così stretti? Ah, ecco. Aiuto. Scusate, ma questi tolgono facilmente perché non sono come quelli là, cioè questi qua si staccano facilmente quando non ci sta qualcosa di reggi sotto. A me fa fastidio perché lascio stare. Ho avuto una gran bella storia. Ecco fatto. Facciamo allo stesso modo, allo stesso modo di prima. Aiuto. Facciamo allo stesso modo da questo lato. Scusate se lo devo mettere così, però non si vede niente. Ok. Spero che un po' qui lo vedete com'è fatto. Mettiamo sempre giù. Prendiamo adesso il colore che abbiamo scelto, io prendo sempre l'azzurro e lo mettiamo a 8. Se volete delle penne che scrivono bene, prendete le Staedtler. Sono molto buone da scrivere, ma vi dico questo perché stiamo parlando delle penne e delle matite. Allora, prendiamo sempre gli elastici giù sotto, sempre gli ultimi ovviamente. Oppla. Oppla.
Infine abbiamo finito di quel colore. Scusate, ma devo abbassare. Abbassiamo i tacchetti e prendiamo il colore che abbiamo prendiamo questo colore e lo mettiamo sempre a 8. Mettiamo sempre giù così non si incasina. Mettiamo a 8. Scusate questo rumore, cioè spesso nel mio appartamento ci sta, c'è un condominio. Sto scherzando, dai. Poi prendiamo sempre l'ultimo, e lo mettiamo sopra. Questo vi assillo, mettete sopra, prendete qua, però dico, se voi non l'avete capito ve lo spiego, però adesso non lo spiego più. Scusate, ma questo qui mi si è intrecciato. Allora, guardate come viene bello bello affettato, spingo un po' giù. Alla fine devo fare un video. Poi abbassiamo sempre giù i nostri lacchetti. Prendiamo questo colore e lo mettiamo a 8. Questo e lo mettiamo a 8. Questo e lo mettiamo a 8. Questo lo prendo a 8. Adesso lo prendiamo sempre gli ultimi. Poi, scusate, ma ci sono un po' di urla che in pratica. Allora, poi infine dobbiamo prendere pure il secondo e lo mettiamo sopra. Poi alla fine, ecco, lo dovete togliere e lo aggrappiamo al nostro uncinetto. Non ci servono le clip in pratica. Aspettate, chiamare questa cosa. Guardate, allora dobbiamo mettere la nostra penna in questo buco piccolo. Come vedete? Ce ne infiliamo. Aspettate. Ce lo infiliamo. Ce lo infiliamo. Mettiamo pure i nostri elastichetti dentro. E li leviamo. E infine così. Ecco così. Poi prendiamo un po', tanto per. Bene, il mio tutorial è finito qui. Spero vi sia piaciuto. Adesso vado. Ciao!